A proposito di zebra, vuoi sentire la zebra parlante? Certo, dell'amico Luigi. Perché noi abbiamo una zebra parlante, ce l'abbiamo a Taranto, è del nostro amico Luigione, che ci manda, è andato a vedere il film e ce lo commenta. Sentiamo Luigione. Taranto, Luigi Abbate, la zebra bianconera. Sono nel capoluogo ionico, non sono in vacanza in una località esotica, magari potrebbero fuorviarvi queste palme alle mie spalle. Voglio esprimere un giudizio sul film documentario relativo alla Juventus. Lunedì sono andato a vederlo e devo dire tante emozioni, tante sensazioni forti hanno fatto palpitare il mio cuore. Intanto vedendo quelle immagini degli anni Ottanta, quelle immagini sbiadite diciamo dall'incedere del tempo, ma che mi hanno fatto rivivere la mia giovane età, quando avevo 10 anni e mi affacciavo all'amore per la Juventus. Era un calcio più ruspante, con quella voce di Ciotti e di Ameri al calcio minuto per minuto. Beh, se devo esprimere qualche critica, devo dire che forse far partire il documentario dal 1980 è un po' restrittivo, farlo partire dall'epoca di Platini e poi magari non considerare i Charles, i Sivori, tutta la storia pregressa, come dire, rende un po' monca la storia complessiva della Juventus. Ma in ogni caso esprimo un giudizio molto positivo, 7,5 è il mio voto. E mi hanno colpito varie cose, vari aspetti, ma quello che davvero mi ha fatto arrabbiare è la vicenda di Calciopoli, e magistralmente il regista ha voluto farcela rivivere inchiodando l'Inter alle proprie responsabilità, un'Inter prescritta e cartonata. Giuridicamente viene dimostrato che la Juventus si è macchiata di condotte antisportive, dislealtà sportiva con il comportamento di Moggi, ma condotte che per nulla configuravano l'illecito sportivo. Eppure la Juventus ha pagato, e questo è il monstrum iuris, la mostruosità giuridica per la quale, a causa della quale, la società deve andare fino in fondo, anche dinanzi alla Corte di Giustizia Europea, e far condannare la FIGC per quello che ha combinato. È stata fatta risentire la voce di Facchetti nell'intercettazione con Bergamo. Massimo rispetto per chi non c'è più, ma la storia non si può e non si deve cancellare. Una Juventus che ha pagato pesantemente e che ha avuto la forza di risorgere appunto come l'araba fenice. Questa è la storia della Juventus. Una Juventus che viene inquadrata, viene descritta ovviamente come un qualcosa di un tutt'uno con la famiglia Agnelli. Allora è anche bello vedere l'aspetto umano della famiglia Agnelli, i drammi che la vita purtroppo ha riservato agli Agnelli, e la forza degli Agnelli, della dinastia Agnelli, di proseguire, di risalire, di ricominciare, proprio come abbiamo fatto noi bianconeri. Che altro dire? L'emozione e l'orgoglio di essere bianconeri. Da Taranto, la zebra parlante, Luigi Abbate, è tutto. La zebra è veramente dura, questa settimana, la zebrone parlante. Giustamente, perché io la penso come lui. Ma anch'io, il monstrum iuris. Vero, hai ragione. Spero che un giorno veramente la Juventus si riesca a rivalersi soprattutto sulla federazione gioco soprattutto calcio. Riuscire a prendere quei due scudetti che inopinatamente ci hanno rapinato e sono stati vinti sul campo.